Sono al settimo cielo! Buongiorno ragazzi, ben ritrovati in una nuova avventura, sempre qua in Val Varaita. Oggi vado sul Marchisa e il Pelvo d'Elva. In teoria purtroppo è prevista pioggia, quindi parto da a ridosso della salita da fare subito con la mountain bike e poi mi tengo gli ultimi 400 metri da fare in asfalto con la pioggia, in teoria, in modo da evitarle in discesa. Ci saranno dei tratti esposti, panorami meravigliosi e ovviamente ho già l'adrenalina che mi scorre, non vedo veramente l'ora di fare questo meraviglioso giro. Ma andiamo, facciamolo insieme. Indovinate un po', sbagliato strada ancora. Non si attiva il GPS. Mamma mia, questo smartwatch è una cosa assurda. Ragazzi, comincia il divertimento. Continua il divertimento. Oh, questa qua dovrebbe essere la cima in teoria del Marchisa. Saranno stati più o meno 400 metri di dislivello in portage. Bene ragazzi, dopo un po' di portage, un po' di fatica, siamo in cima al Marchisa, a Rocca di Marchisa, che vedete qua sulla mia sinistra. Adesso facciamo una breve discesa e poi su. Ah, mi è un peccato che non posso fare tutto questo sentiero, però, perché devo tagliare adesso, però bellissimo guidare a 2800 metri. Taglione in Freeride.
meno vado in giù, più riesco a guadagnare più facilmente la seconda cima. La prima discesa è durata veramente poco. Adesso di nuovo portage, ma dovrebbe essere l'ultimo. Bella la montagna, eh. Ma ragazzi, finalmente in cima, che meraviglia, siamo a 2009 circa. Guardate che spettacolo, cioè averle qua due passi ovviamente è un'altra cosa, ma spero si veda qualcosa dal video perché merita veramente, bellissimo, amo questo sport. Ok, per oggi la fatica di alta montagna è fatta, mi rimarranno solo gli ultimi 400 metri alla fine, ma adesso mi vesto di tutto punto e ci godiamo. E si parte dalla cima! Finalmente, mamma mia che bello, che bello. Ah. Hola. Che trail, raga, che trail! Per questo faccio cicloalpinismo. E se non fai fatica a portare su la bici, non trovi questi trail. C'è poco da fare. Che sensazioni uniche che provo, raga, che sensazioni uniche, soprattutto il focus è a manetta proprio, sono concentratissimo. Ciao. Sono al settimo cielo!
voglio ancora, ne voglio ancora. Ecco la parte esposta, quindi qui, anche se potrei togliere i freni, meglio andare prudenti. Grazie mille. Troppo gentili, grazie. Ciao. Ciao. Oh, un passaggio meglio dell'altro. Cioè, fantastico, ragazzi. Veramente bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Comincia la parte ripida. Oh! Deve piacere anche parecchio questa discesa, perché è curata. So che l'ho già detto, raga, ma che trail, oh, che trail! Nonostante abbia ritrovato il GPS, sono riuscito lo stesso a perdermi. Però dai, adesso in mezzo alla giungla dovrei ricollegarmi al sentiero corretto. Cioè, questo dovrebbe essere il trail, ma mi sa che era quello di prima a questo punto, perché non mi sembra tanto un trail così a occhio, eh. Vabbè. Andavo tanto bene sul mio sentierino, no, che mi sono inventato di guardare il GPS, che ogni tanto sballa. Non capisco sta cosa, ma vabbè, dai. Oh. Ciao, emozione a non finire.
Ragazzi, sani e salvi anche oggi. Ho gli stinchi pieni di ortiche, è stata un'esperienza incredibile, da paura veramente. Comunque io non posso fare altro che ringraziare di essere qui in questo meraviglioso posto. Ringrazio voi di aver visto il video, mi raccomando iscrivetevi e mettete un like. E come al solito restate sintonizzati, perché questa è solo una delle tante avventure che mi aspetta ancora. Le vacanze non sono finite, ce ne saranno tante altre e non vedo l'ora di farle. Io metto la traccia GPS originale, anche se devo dirvi che l'ho completamente stravolta durante il giro, quindi non posso mettervi quella che ho fatto io, perché andreste in mezzo alle ortiche anche voi. Però dai, spero che apprezziate. Grazie di nuovo, ci vediamo al prossimo trail. Ciao!